è nata una nuova unione dei comuni, Unione dei Comuni Valle del Metauro. Presidente è stata appena designata la signora Olga Valeri, sindaco di Cartoceto. Ecco, con quale prospettiva nasce questo nuovo organismo, sindaco? Beh, quando nasce qualcosa di nuovo, nasce perché ci si crede. Quindi le prospettive sono ampie in un periodo anche così difficile. Come ho detto prima, l'intento è comunque dare servizi alle nostre comunità, e in questo momento particolare, storico, questa unione è praticamente un cambiamento epocale. È un cambiamento epocale che costringe i comuni a lavorare insieme, ad operare per un territorio più vasto, al di là dei confini territoriali, per il bene dei nostri cittadini e per ridare fiducia a questi cittadini che hanno dimostrato nelle ultime elezioni che sono stanchi della politica. Noi vorremmo fare questo, ridare fiducia ai territori. Il dottor Fabio Ciccoli è il sindaco di Saltara. Il percorso per arrivare a questa nuova unione, sindaco, è stato difficile oppure no? Sì, no, è stato complesso perché significava cambiare un attimino visione. E chiaramente siamo di fronte a una situazione completamente nuova, una dimensione completamente nuova del territorio, e quindi questo richiede un'azione politica importante, uno sforzo da parte di tutti gli amministratori della nostra vallata, in questo caso di questi nostri quattro comuni. Io mi auguro che l'esempio sia seguito anche dagli altri comuni della parte più a nord della vallata, in modo tale che il confronto possa essere anche più semplice tra le singole amministrazioni. Una fase nuova, completamente nuova, e ritengo anch'io che sia un momento importante per ridar fiducia ai cittadini e rivedere, capire che, insomma, che i cittadini riacquistino un attimino di fiducia, perché altrimenti così non possiamo assolutamente andare avanti. Grazie sindaco, passiamo alla professoressa Marta Falcioni, che è sindaco di Serrungarina. Con quali prospettive, sindaco, nasce questa unione? Beh, la prospettiva è quella di riuscire a dare, a mantenere almeno quei servizi di qualità elevata, o comunque una qualità che i cittadini possano apprezzare, tutti quei servizi che finora sono stati dati ai cittadini e che, rimanendo in questo momento critico per, non solo per le amministrazioni ma anche per tutte le realtà anche territoriali, questi servizi potrebbero venire meno. Quindi insieme possiamo fare l'unione, insieme mettiamo le forze e insieme cerchiamo di dare queste risposte ai cittadini. Molto bene, ed ora passiamo al quarto sindaco, che è Tarcisio Verdini, sindaco di Monte Maggiore al Metauro. L'unione fa la forza. L'unione fa la forza, decisamente. I quattro comuni si mettono insieme per dare risposte ai cittadini e, come dire, no? Le normative ci obbligano, ma non dobbiamo vederla sotto questo profilo, dobbiamo capire l'opportunità che questa unione ci dà per mettere insieme appunto i servizi, per mettere insieme quelle risposte di cui i cittadini hanno bisogno. E questo è solamente un punto di partenza, perché l'auspicio è quello che oggi i territori non si possono governare più con meccanismi o con modalità post-unitarie. Viviamo al tempo in cui le informazioni viaggiano in tempo reale, in cui tutto si muove, con velocità enormi, per cui questo è il punto di partenza appunto per unire un territorio, per puntare, andare verso la direzione, addirittura io dico, di una fusione dei comuni.